Parlano solo di quello che non sanno, parlano di cose che non hanno visto, parlano di quadri incompetenti, incapaci, che cominciano a raccontare storie inverosibili di quadri che non hanno mai visto e che forse non vedranno mai. Parlano sulle fotografie, parlano sulla testimonianza di persone che raggiungono e che hanno soltanto livore e odio. Fanno false inchieste e si avvicinano con l'atteggiamento persecutorio di chi deve chiedere delle cose che non capisce, che non può capire. Ora io credo che chi mi conosce sa quante volte io ho raccontato la pittura, quanti autori ho scoperti, quanti autori ho fatto uscire dal buio. Io parlo di quello che vedo e di quello che so. Loro parlano di quello che non vedono e che non sanno. Non vedono e non sanno. Parlano solo di quello che non hanno visto. È intollerabile, ed è intollerabile che un magistrato non li prenda per fargli rendere conto della diffamazione, della finzione, della menzogna di quello che fanno. E scrivono, c'è un tale Mackinson che scrive continuamente cose senza senso, che non capisce, interroga gente che non capisce, perché la cosa formidabile è che loro non capiscono e parlano con persone che non capiscono. E gli incompetenti hanno la forza di creare una immagine negativa o criminale di una persona che tutta la vita ha dedicato alla bellezza. Io i quadri li ho visti e li ho spiegati, loro non li hanno visti e non sanno spiegarli, sanno soltanto diffamare. È intollerabile. Io spero che di 15 querele ne farò un'altra, anche se ho qualche incertezza, perché poi il risultato è che tu quereli qualcuno dicendo tutto quello che ha inventato, che non ha alcun fondamento, e non capita nulla, nulla. Loro invece si aspettano che i carabinieri facciano, che cosa devono fare? I carabinieri lavorano con me, lavorano per me, sono in rapporto funzionale con il ministero, basta che qualcuno mi chiami. Un carabiniere che mi chiama potrà chiedermi qualcosa, io gli racconterò quello che so e quello che è. Loro raccontano quello che non sanno e che non è. Non è tollerabile. Non è tollerabile. È una persecuzione sulla base di nulla. Perseguire un diffamatore, perseguire un corvo, perseguire qualcuno che ha immaginato che perfino le mie conferenze fossero dei crimini. Sono partiti di lì, conferenze, presentazioni di libri come crimini, e da lì hanno continuato avanzando verso opere che non hanno mai visto e che presumono, non so cosa presumono, perché non c'è nulla, cioè le opere parlano vedendo come sono fatte, com'è la loro materia, tutto questo non lo sanno, però continuano a diffamare, che siano maledetti. E l'ho detto già in altri modi, adesso lo dico con tutta la violenza possibile, perché io ho paura della loro ignoranza, ho paura della loro incompetenza, ma su quello loro basano e poi li seguono quelli che fanno gli amplificatori delle loro stupidaggini, i vari vice direttori, non so come si chiamano neanche questi orrendi giornali, orrende trasmissioni che sono soltanto diffamazione. Molestatori, abituati a molestare e stalker, questo sono, parlando di cose che non sanno, che non conoscono, che non hanno visto e che non capiscono. Volevo dirlo a chi mi ascolta, perché sappia che la mia ira è stata soffocata fin qui per evitare di parlare di quello che non varrebbe neanche la pena, ma siccome continuano e continuano a dire cose senza senso, le opere d'arte parlano. Per chi le capisce, per chi le vede, loro non le capiscono, non le vedono e ne parlano. Siano maledetti!